Ciao ragazzi e ben ritrovati su Casco Rosso. Per farvi compagnia durante questo periodo di vacanza senza gare, abbiamo deciso di portare una serie di video che vi terranno aggiornati sui vari movimenti di mercato in MotoGP. In questo primo episodio faremo un quadro di partenza generale delle varie situazioni contrattuali e di mercato di ogni pilota. Prima di cominciare però, ragazzi, siete ancora tantissimi che guardano i nostri video ma non sono iscritti. Se vi piace quello che facciamo, il modo migliore per sostenerci è iscrivervi al canale. È un gesto piccolo, ma che può aiutarci a velocizzare la produzione di contenuti e ad aumentarne sempre di più la qualità. Bene, prima parte di campionato archiviata e piloti in vacanza. A noi non rimane altro che parlare di mercato, argomento bollente come questo mese di luglio che ci separa dal prossimo appuntamento in calendario, ovvero il Gran Premio di Silverstone in programma il 6 di agosto. Partirei dal pilota che sta catalizzando tutta l'attenzione di paddock e stampa, Marc Marquez. Cosa sappiamo attualmente sull'otto volte campione del mondo? Per Marc una situazione di crisi profonda con Honda, ma un contratto che lo lega ai giapponesi fino alla fine del 2024. Nelle ultime settimane girano molti rumors sul futuro del campione spagnolo, ma non tutti sono fondati. Si parla della sua possibile rescissione contrattuale con Honda per approdare in KTM già nella prossima stagione. Situazione che, al netto delle informazioni che abbiamo al momento, sembra più una speculazione che altro. Da non escludere però che si possa materializzare nel 2025. A tal proposito porto alla vostra attenzione quanto riporta un articolo di Speedweek, dove si può leggere come Hubert Truckenpolz, alto membro della dirigenza austriaca, abbia escluso con decisione l'approdo di Marc Marquez nella scuderia KTM e di come Stefan Pierer, CEO di KTM, abbia sottolineato che la casa austriaca non è intenzionata a sforare il budget destinato alla MotoGP, affermando che KTM continuerà a puntare sul proprio vivaio di giovani talenti. Personalmente consiglio sempre di prendere con le pinze qualsiasi tipo di dichiarazione non seguita da un comunicato ufficiale, anche perché nelle scorse settimane Pete Bayrer e il team manager Francesco Guidotti hanno fatto trasparire comunque un timido interesse per l'otto volte campione del mondo in ottica 2025. Che ci sia aria di crisi nel rapporto Honda-Marquez lo si è capito anche dalle dichiarazioni di Alberto Puig, che ha ribadito come Honda non vuole forzare nessuno a rimanere contro la sua volontà, aprendo anche alla clamorosa possibilità di un divorzio prima della naturale scadenza del contratto. Un fattore importante che va preso in considerazione è anche la pressione che KTM sta esercitando su Dorna al momento senza successo per avere i due slot lasciati liberi da Suzuki. L'idea della casa austriaca, infatti, sarebbe quella di far esordire il team Ayo in MotoGP, potendo così schierare il giovanissimo Pedro Acosta, che ha fatto valere la clausola per passare in MotoGP nel 2024. Considerando che al momento gli spazi in KTM Factory sono occupati anche per la prossima stagione, l'arrivo di Ayo nella top class, secondo alcuni, potrebbe essere l'occasione per prendere Marquez subito e formare un team di assoluto livello. Nel caso Dorna confermasse la sua posizione attuale, per KTM ci sarebbe l'obbligo di far spazio ad Acosta in Gas Gas, e a farne le spese sarebbe uno degli attuali alfieri del team satellite. Augusto Fernandez è in cerca di conferma, ma sa che il suo posto è in discussione, così come quello di Paul Espargaró, che in una recente intervista ha dichiarato che se dopo il recupero non sarà più competitivo, non avrà problemi a farsi da parte. In sintesi, ad oggi non ci sono ancora elementi certi per prevedere il futuro di Marquez, ma tutto porta a pensare che si vada verso una conclusione naturale del suo contratto con Honda. Non si può però escludere con certezza un clamoroso cambio di casacca nel 2024, ma in ogni caso KTM sarebbe l'unica opportunità, dato che gli altri costruttori non sembrano interessati, Ducati in primis, che ha escluso categoricamente questa possibilità. Ma torniamo a parlare di Honda e passiamo al compagno di box di Marquez, Joan Mir. Il pilota spagnolo è alle prese con l'infortunio rimediato al Mugello e con la crisi che coinvolge tutti i piloti Honda. In ottica mercato però, al momento la sua situazione sembra stabile, forte anche di un contratto in scadenza nel 2024, anche se qualche rumors non confermato e anzi prontamente smentito dal suo manager parli addirittura di una clamorosa possibilità di ritiro dalle corse per il pilota spagnolo. Situazione che invece potrebbe riservare sorprese è quella di Alex Rins. Il pilota spagnolo di Lucio Cecchinello
pur essendo l'unico alfiere vittorioso della casa giapponese in questa prima parte di stagione, sta manifestando un certo malcontento nei confronti di HRC, che nelle ultime settimane ha di fatto alimentato i rumors che lo vedrebbero compagno di squadra di Fabio Quartararo nel team Yamaha Factory. Rins è legato ad Honda da un contratto biennale in scadenza nel 2024, ma è prevista una clausola bilaterale che permetterebbe la separazione delle parti. Chiudendo il discorso Honda, la situazione di Nakagami al momento è molto incerta. Se ne parla poco, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla MotoGP. A suo favore in questo momento c'è la classifica generale, che al netto di tutto quello che sta succedendo lo vede come seconda forza di HRC dietro a Rins. Passiamo ora a Yamaha, altra casa giapponese in estrema difficoltà. Il suo pilota di punta Fabio Quartararo è bloccato per un'altra stagione, mentre nel caso di Morbidelli la situazione è apertissima. Per lui infatti il contratto è in scadenza quest'anno e all'orizzonte sembra esserci una possibile separazione da Yamaha per provare ad accaparrarsi la Ducati del team Gresini, che molto probabilmente verrà liberata da Fabio Di Giannantonio. Franco dovrà però vincere la concorrenza di Tony Arbolino, altro nome accostato alla moto di Gresini. Non è da escludere anche un approdo nel team Muni VR46 nel caso Bezzecchi si spostasse in Pramac. Come dicevamo prima, nel caso Morbidelli lasciasse la Yamaha, crescono le voci di un possibile approdo di Rins nel team Factory. Passiamo al capitolo Ducati, dove al momento sembra regnare la certezza. Certezza sul team ufficiale, dove Bagnaia sotto contratto fino al prossimo anno avrà ancora come compagno Enea Bastianini. Ci sono alcune voci di un possibile switch tra Enea e Jorge Martin, ma al momento non ci sono informazioni in merito e sinceramente mi sembra una cosa abbastanza inverosimile. Martin ha fatto sapere più volte nelle ultime settimane di non avere intenzione di separarsi da Ducati, quindi è da considerarsi fuori mercato. Situazione dubbia quella di Zarco, anche se tutto porta a pensare che anche questo matrimonio possa proseguire. Stesso discorso per Alex Marquez, che continuerà in Gresini anche l'anno prossimo, a differenza del suo compagno Fabio Di Giannantonio, che invece vede il suo futuro sempre più lontano dalla MotoGP. Come accennavo prima, potrebbe essere Morbidelli a sostituirlo, ma per quella sella c'è anche il nome di Tony Arbolino. Nel team Muni VR46 si va verso la riconferma degli attuali piloti, ma con garanzie da ufficiale per Marco Bezzecchi. Non è da escludere un suo passaggio in Pramac, anche se Marco, dopo Assen, ha fatto sapere di voler la moto ufficiale, ma nel suo attuale team. In casa Aprilia invece situazione stabile. Al momento la casa di Noale rimane fuori dai giochi di mercato, in quanto tutti e quattro i piloti sono sotto contratto anche per la prossima stagione. Bene ragazzi, per questo primo video sul mercato è tutto, ma ne seguiranno altri dove vi terremo aggiornati sulle ultimissime notizie. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come si evolverà lo scenario del mercato piloti secondo voi. E prima di chiudere vorrei ringraziare in modo speciale chi ci sostiene con l'abbonamento al Plus. Se volete entrare a farne parte, trovate il link in descrizione. Ciao!